Zoom Festival, che è un progetto della compagnia Krypton con la direzione artistica di Cauteruccio. È giunto quest'anno alla sesta edizione, quindi un appuntamento che ormai rappresenta anche un punto di riferimento tanto per gli artisti quanto anche per gli osservatori e soprattutto un importante appuntamento con la città, con il nostro pubblico che è non solo dell'area fiorentina ma toscano in generale. E si assiste ad uno spettacolo, quindi ad un lavoro dove sono presenti le esperienze di attori, di tecnici, di registi ed è una visione inedita, irripetibile, che la televisione e il cinema non offre. E si cerca poi sempre di più di rivolgerci anche alla città. La città è il nostro primo interlocutore e infatti è un festival diffuso nella città. Proprio stasera c'è un appuntamento in una wash and dry, in una lavanderia gettoni. Potete notare quanto sono emozionato e sono certo che mi perdonerete per questa mia incontrollabile, intensa umanità. Lo spettacolo si intitola Quanto mi piace uccidere, storia di un politico toscano ed è appunto, come si evince dal sottotitolo, la storia di questo politico appena eletto parlamentare che si racconta a un pubblico di elettori. Questo politico è un imprenditore, figura non nuova nel panorama italiano. La cosa forse più nuova è che è anche un killer seriale. Tua madre era una donna saggia. Non fare leggere a nessuno questa ricetta, mai. Spiace averti penetrato con i miei coltelli lubrificati e averti fatto sanguinare, ma ho dovuto farlo. Non possiamo permetterci di essere controllati dalla paura. Bellissimo, lui è bravissimo. Lo spettacolo bello, bello il testo. Fase anale, sempre fase anale. Non rubare a casa dei ladri. Una partitura di movimenti con oggetti, c'è cioè una parte di testo ma è registrata e la particolarità appunto è che cioè io mentre agisco gli oggetti vengono anche ripresi da vicino e proiettati in video, quindi ci sono una mescolanza di linguaggi, non quello della parola ma quello dell'azione, della scena. E la mission nostra è proprio quella di comunicare il più possibile con la città, come dimostra anche la rassegna dei video ogni sera diversi che sono proprio sulla strada, quindi anche per il passante, per l'osservatore del tutto occasionale c'è la possibilità di confrontarsi con i linguaggi contemporanei. È stata la prima volta, bello.